Questa insalata a braccio di ferro sarebbe piaciuta. Eh sì, è rinforzata. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Se anche tu, dirlo insieme. Se anche tu hai un tatuaggio a forma di ancora, questo è il video giusto. Se vuoi te lo disegno. No, grazie. Io l'ho fatto, Enzo. Se trovo la foto ve la metto qui. Lo feci Poteie, ti ricordi Poteie? Sì, ricordi quando era piccolo. Bene, oggi non un primo, non un secondo, non un terzo e non un quarto. Neanche un antipasto, neanche un frutto, neanche un ammazza caffè e neanche un ammazza suocera. Oggi che cosa faremo? Un'insalata rinforzata, cioè una bellissima insalata che potete anche utilizzare come piatto unico. E tra l'altro è un'insalata molto molto sapida, molto buona e molto nutriente, perché l'unico verde che ci sarà dentro sarà dato dagli spinaci in foglia usati crudi. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere questa insalata agli spinaci rinforzata come si fa. Ed ecco i favolosi ingredienti per questa favolosissima insalata. Insalata di tua invenzione, giusto? Sì, vabbè, vabbè. Teniamoci a precisare, mettiamo i puntini sulle virgole. Infatti, quindi puntini sulle virgole per questa buonissima insalata rinforzata agli spinaci. Vedrete quanto è rinforzata. Questa insalata, se la usate come piatto unico, va bene per 5 persone. Se invece è un contorno, va bene anche per 8-10 persone. Mezzo chilo di spinaci in foglia, che io ho già lavato con del bicarbonato, tenuto un po' in ammollo, poi ho sciacquato e ho asciugato, tamponato l'eccesso di acqua. 100 g di gherigli di noce, 80 g di uvetta sultanina, se vi va fatela rinvenire, io preferisco invece utilizzarla da secca, perché dà una consistenza ulteriormente diversa e nell'intingolo dell'insalata ci sta benissimo, così un po' callosetta. Brava. Poi ci occorreranno un 60 g di un formaggio bello stagionato, sapido. Io userò il pepato vecchio. Ogni regione ha il suo. Questo è un formaggio di pecora stagionato con grani di pepe. Voi prendete il formaggio di pecora stagionato della vostra regione. Ci starà benissimo comunque. 100 g di provola. La nostra è una ragusana doc. È una buona ragusana. Poi 120 g di grana padano, che io ho qui a cubetti, ma potete usare anche il tocco unico. E poi 80 g di pomodorini secchi. Io li ho conditi, quindi sono conditi con olio, aglio e peperoncino. Olio e sale a piacimento. Iniziamo con la preparazione degli ingredienti. Prendo le mie foglie di spinaci e le taglio in due, eliminando il gambo, così che il commensale mangiando non avrà un boccone né troppo largo né troppo sfrangiato né troppo legnoso a causa dei gambi. Queste sono piccole cose, piccole accortezze che quando si fanno le insalate sono molto importanti da rispettare, perché avere un gambo legnoso in bocca è fastidioso anche da vedere, da infilare in bocca, insomma è brutto, è antiestetico, e una cena magari imbarazzerebbe chi mangia, oltre a far perdere di gusto all'insalata. Stessa cosa per le foglie troppo larghe, non lasciate mai le foglie dell'insalata troppo larghe per lo stesso medesimo motivo. È un po' un motivo di etichetta, ma anche di praticità e facilità nel mangiare. Di contro neanche troppo piccole, a meno che non fate delle julienne apposta, perché poi è una noia raccattarle dal piatto le parti dell'insalata. Ok, una volta pulito, tagliato e sistemato il nostro spinacio, continuiamo con il resto degli ingredienti. Prendo la provola e la taglio a dadini piccoli, non troppo grossi. Ombretta, con cosa posso sostituire la provola? Con un bel formaggio sapido, ma non troppo invasivo. Perché per invasivo metteremo un po' di pecorino.
Ora prendo il mio pecorino. Nel frattempo prendo il mio grana. Io dovrò fare questo lavoro immondo, ma voi invece comprate il pezzo e tagliatelo col pelapatate, fate i petali, oppure comprate direttamente i petali. È il momento delle noci. Anche loro vanno tagliate grossolanamente al coltello. E da ultimo tagliamo anche i pomodorini a listarelle sottilissime. Questa tra l'altro è un'insalata buonissima per le cene speciali, Natale, Capodanno, i buffet delle feste. È buonissima perché è come fosse un piatto unico, potrete anche servirla così. Arrivati a questo punto, assembliamo l'insalata. Mettiamo dapprima il formaggio. Scusatemi, io faccio tutto con le mani. È arrivato Insino, avete sentito sbattere la porta? È arrivato Insino da scuola. Quindi le noci, l'uvetta, la nostra provola e il pomodoro. Prima di condire do una prima rimestata a secco e tiro fuori di nuovo il verde. Ma è bellissima questa insalata, è piena di colori, veramente. Quando ho tutte le foglie in evidenza, prendo il sale, non abbondo di sale perché l'insalata è bella sapida con tutti questi buoni formaggi, e poi aggiungo un 4 cucchiai di olio extravergine di oliva e mescolo ben bene. E la nostra insalata è bella e pronta per essere servita. Guardate che tripudio di bontà, un'insalata invernale sicuramente, piena di colori e di cose buone da mangiare, i cui accostamenti sono deliziosi sia per consistenze differenti che per sapori, per accostamenti di sapore. Per accompagnarla userò questo bel pane nero di grano saraceno alle noci, un bel crostone di questo pane e un piatto di insalata, ed è un pasto unico, completo, fantastico. Buon appetito a tutti, ci vediamo dopo le foto. Bene, avete visto com'è semplice preparare questa insalata rinforzata agli spinaci. Se la volete ancora più forte, utilizzate un recipiente di metallo. Questo conferirà tutti gli ingredienti del ferro, dell'alluminio, delle cose nutrienti in più alla nostra insalata. Per favore, se la volete ancora più rinforzata, spruzzate un pochettino di succo di limone sopra. So che può sembrare un accostamento azzardato, visti i sapori caldi, però il limone attiva la ferritina che c'è dentro gli spinaci e fa sì che questa venga trattenuta dal corpo, perché mangiare gli spinaci senza unire del limone è come non mangiarli. Quindi se volete trarre beneficio da questi spinaci, una bella spruzzatina di limone, oppure subito dopo vi bevete un bel bicchiere di acqua e limone e il gioco è fatto. Certamente, già vi vedo bere acqua e limone dopo un'insalata. Magari uno come me è carente di ferro, vuole far attivare i nutrienti. Sarebbe carente anche di, insomma, di tante altre cose. La smetti? Bene, ragazzi, è buonissima con o senza limone. Lui l'ha mangiata senza, ovviamente io ci ho spruzzato il limone. So che col formaggio potrebbe essere un accostamento azzardato, ma è buonissima lo stesso. È un po' più fresca. Ok, e quindi mi raccomando, preparate questa insalata, è molto semplice, gli ingredienti sono facili da trovare ormai in tutte le città. E cosa dire di più? Buon appetito! Buon appetito e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao!